Caressa ricorda con afampage.it il mito Giampiero Galeazzi, dagli aneddoti con Panatta al giornalismo sportivo con lui diventato popolare, un pioniere. La morte di Giampiero Galeazzi apre una voragine nel mondo del giornalismo e della televisione italiana. A ricordare il bisteccone nazionale a fanpage.it è Fabio Caressa, protagonista di una generazione di giornalisti sportivi che ha visto nella versatilità e l'eclettismo di Galeazzi una stella polare da inseguire per un nuovo stile di racconto. L'ho conosciuto da ragazzino, nell'86-87. La zona era la Roma Nord dei circoli e c'è tutta una mitologia legata a lui. C'è un famoso momento che ricorderà certamente Panatta, quando si incontrarono in un circolo e Galeazzi gli disse: "Ammazza Adrià, non vedi come so dimagrito? So stato da Messegue, celebre dietologo, NDR. Sei stato da Messegue", rispose Panatta, "e che te lo sei magnato Messegue?" "Sì, e come tutti quelli che lo fanno, ha insegnato delle cose. Alla mia generazione ha insegnato le interviste sul campo che fu il primo a fare con Michele Plastino. Così come con Beppe Viola introdusse concetti di ironia e cabaret nel mondo del calcio, cosa che nessuno faceva prima perché in questo mestiere tutti si prendevano troppo sul serio."